Care consigliere, cari consiglieri, cari colleghi, sindaco, è per me un onore poter relazionare su quanto portato avanti per competenza sulle mie deleghe, tracciando, procedendo per punti, le azioni amministrative a supporto dell'attuazione del programma politico della nostra amministrazione. Come assessore delegato alla Polizia Locale, in questo anno si è lavorato molto e molto si è fatto per rafforzare il corpo di Polizia Locale cittadino e la sfida del rispetto delle regole e di una convivenza armoniosa all'interno della nostra città. In primis, il potenziamento del corpo passa attraverso l'assunzione di nuovo personale. E il 2017 è stato l'anno di 91 assunzioni, assunzioni significative per numero e per qualità professionale. Non si vedeva infatti un'iniezione di energia così numerosa all'interno della nostra amministrazione dal 2010, quando ci furono 180 nuovi assunti, e in parte nel 2013, quando ci furono 40 nuovi assunti. Ed è con questo risultato straordinario per la nostra amministrazione, non scontato e fortemente voluto e difficile, dato il contesto contabile e normativo attuale, che iniziamo quindi con fiducia e determinazione il 2018, per conseguire il massimo che lo scorrimento delle graduatorie Formez e gli strumenti di legge consentono al nostro ente locale, avvalendoci quindi della validità per tutto il 2018 delle graduatorie esistenti, consapevoli quindi di dover lanciare insieme anche tutti, consiglieri e consigliere, giunta, sindaco, una sfida politica molto forte per la vita nei prossimi 10 anni di questo corpo della Polizia Locale della città di Napoli, alla luce dei pensionamenti, ma anche alla luce dei cambiamenti così veloci, contemporanei, positivi di crescita della nostra città. Un'immagine infatti per me indelebile è quella dei 91 neoassunti al secondo giorno di servizio. Era il 2 gennaio del 2017, il primo periodo di addestramento part-time si è ultimato nel mese di giugno e quest'estate sono destinati a tempo pieno nelle unità operative. L'indirizzo politico proveniente dal sindaco, dai lavori della commissione e anche da Questale è quello di potenziare presenza e servizi nelle nostre periferie e soprattutto nelle nuove sfide di potenziamento culturale, ricettivo e turistico della nostra città e posso ripercorrere quindi brevemente il grande investimento, penso al territorio della sanità, l'investimento anche prossimo a Forcella, nell'area della città di Napoli, Porta Capuana, Piazza Garibaldi, arrivando fino a Porta Nolana, la vicaria che deve essere la terra di conquista quindi della nostra amministrazione per quanto riguarda la dignità da riconsegnare a quel patrimonio artistico e culturale e sicuramente le condizioni di vivibilità e di qualità di sicurezza, oltre che di armonia e di convivenza, sono sicuramente necessarie. In secondo luogo, il rafforzamento del corpo della Polizia Locale nel 2017 si è concretizzato attraverso gli investimenti in maggiori strumenti operativi di lavoro. È fondamentale per un agente, per un caposezione, per il nostro comandante che attuano l'indirizzo nostro sul territorio avere strumenti di lavoro. Di questo capire cosa significa dare strumenti alla Polizia Locale lo si può capire dai numeri dell'operazione Alto Impatto. Dal 16 settembre del 2016 ad oggi sono stati infatti fermati e controllati 6.242 motoveicoli, 1.960 sono stati sottoposti a sequestro, 1.960, cioè 2.000, immaginiamo 2.000 scooter in neanche un anno sequestrati. 808 sottoposti a fermo amministrativo, 320 parenti litigate, 1.761 verbali per mancanza di copertura assicurativa, 1.667 carte di circolazioni ritirate, 473 verbali per guida senza casco, per un totale quindi di 5.322 verbali in un'operazione Alto Impatto rivolta esclusivamente alle due ruote della città di Napoli che è stata predisposta in prefettura su imposta, su impulso del sindaco e del nostro prefetto all'indomani poi del drammatico episodio di quella stesa che nella sanità ha aperto poi una ferita all'interno della nostra città a partire dalla vita innocente di Jenny Cesarano. Il Comune di Napoli per conseguire questi numeri, gli strumenti sono concretamente il mezzo scarrabile e le depositerie, oltre che le donne e gli uomini che insieme alle forze interforze e tutte le altre operazioni di polizia hanno dato vita ai posti di blocco e ciò vuol dire che noi come amministrazione quindi abbiamo puntualmente predisposto gli atti di giunta, abbiamo puntualmente garantito la copertura in un contesto economico-finanziario che non sfugge a nessuno e sarei ridondante e ripetitiva a ripetere, veramente difficile.
ma abbiamo individuato non soltanto le spese ma anche le strutture comunali, quali il parcheggio di Via Argine a Ponticelli. Laura ricorderà sicuramente quei mesi e quel periodo, usato per un periodo temporaneo come promesso e riconsegnato alla cittadinanza più bello e potenziato, e poi, come nell'ultimo semestre nel 2017, uno dei tre capannoni della struttura Stella Polare a supporto della depositeria di Via Campegna. Ciò vuol dire che in questo momento nella nostra città, quando vediamo una divisa appartenente alle forze dell'ordine, quindi oltre la polizia locale ma anche polizia di Stato, arma di carabinieri e fino anche guardia di finanza, predisporre un posto di blocco ad uno scooter, gli strumenti operativi sono frutto del responsabile azione di investimento nei mezzi e negli strumenti di operazioni del Comune di Napoli. L'anno 2017 è stato inoltre il culmine dell'investimento in nuove tecnologie e in innovazione, in un settore determinante e sensibile per la qualità dei servizi del nostro ente, come la riscossione e l'elevamento dei verbali. Sono infatti 400 i tablet e un sistema informatico di riscossione multe attualmente nelle mani dei nostri agenti di polizia locale e del personale degli ausiliari del traffico della ANM. Abbiamo così nel 2017 dato vita ad una manovra storica, consentitemi questa esaltazione, ma è una manovra storica per quanto riguarda la riduzione di costi per i cittadini e l'innalzamento quindi di una qualità di un servizio estremamente sensibile ed utile. Da aprile 2017 infatti i nostri agenti di polizia locale hanno in dotazione tablet e stampanti. Abbiamo superato così il vecchio metodo delle multe scritte a mano, che porta errori, tempi lunghi e a volte notifiche estenuanti. Quando riceve una multa, il cittadino ha diritto di sapere subito dove e quando ha commesso l'infrazione per potersi eventualmente difendere o per decidere di pagare in tempi brevi l'importo minimo di legge. Con la nuova procedura elettronica i cittadini quindi trovano ora tutti i dati online, se possibile con la foto dell'infrazione, ed anche i costi di notifica sono ridotti, anzi quasi tendenti allo zero, gravano quindi di meno sulle multe e sulle tasse e di tutti quanti noi. Mentre un buon numero di vigili che prima lavoravano alle notifiche negli uffici sono stati liberati per occuparsi del traffico in strada. Ulteriori e significativi processi amministrativi, l'investimento dell'amministrazione dei magistris attraverso la delega alla polizia locale, si possono poi riassumere con questi titoli per andare quanto più velocemente possibile. Divise, radio, potenziamento del servizio di rimozione dei carri attrezzi e Smart Security Solution, volendo indicare con questo titolo tutti gli interventi in tavolo di sicurezza urbana che vengono realizzati poi tecnicamente dalla nostra amministrazione e dal Comune di Napoli. L'anno 2017 infatti è stato l'anno della consegna alle nostre donne e uomini della Polizia Locale delle nuove divise, a conclusione di un percorso virtuoso che era già iniziato nel 2014. L'anno dell'impegno di spesa della copertura economica necessaria con atto dirigenziale per la dotazione delle radio, con l'impegno di spesa assunto a fine 2017. Per molti anni infatti i nostri agenti hanno operato senza questa importante dotazione e da marzo 2018 potranno operativamente disporne. Il 2017 è l'anno dell'importantissima missione a finanziamento poi del progetto elaborato dal Comune di Napoli su impulso del sindaco a seguito del dramma degli incendi del Parco del Vesuvio, di un innovativo sistema di radiomobile DRM, grazie al progetto del Comune di Napoli presentato nell'ambito del POMMETRO, rete radiomobile per la zona rossa in area metropolitana, standard Tetra, con delibera di giunta dell'agosto 2017 in collaborazione con tutti gli uffici e con la struttura dell'assessorato alla protezione civile. Il 2017 è poi l'anno in cui è stata elaborata ed adottata, nel dicembre del 2017, la delibera di proposta al Consiglio per l'approvazione delle tariffe per l'avvio delle procedure di gara per potenziare il servizio di rimozione auto, un qualcosa che da molto tempo non si vede nella nostra città e che quindi attraverso nuovi e più carri attrezzi potremmo insieme portare il servizio ai livelli necessari per la nostra città, con l'obiettivo di dotare il corpo della polizia locale degli strumenti necessari per fronteggiare una intollerabile sosta selvaggia sempre più forte nelle aree critiche e sicuramente maggiormente ricettive della nostra città.
Il 2017 è poi l'anno in cui è iniziato il percorso amministrativo per dotare i nostri agenti di POS per il pagamento immediato delle contravvenzioni nelle fattispecie che sono previste dalla legge, di sistemi di videorilevatori automatici, di numeri di targa per le auto in uso alla polizia locale e di un kit di 5 droni per il controllo del territorio. Inoltre, gli imponenti risultati raggiunti riguardanti il contrasto del fenomeno della contraffazione, dove si punta sempre di più al sequestro dei depositi, quindi arrivare alle fonti e dei locali che sono destinati alla produzione della merce contraffatta, che genera e alimenta anche la filiera dei reati ambientali legati allo smaltimento dei rifiuti, hanno spinto aziende multinazionali come la Philip Morris a proporre un protocollo d'intesa che ha come oggetto un investimento complessivo di circa 300.000 euro da parte dell'azienda per dotare la città di nuove telecamere che per l'area che abbiamo scelto è sicuramente di rilievo condividere con tutta l'Aula questa misura, che copriranno Piazza Garibaldi fino a Via Duomo, tutte le aree quindi limitrome, via Firenze, via Bologna, via Palermo. L'anno poi, il 2017, è l'anno in cui nell'ambito della più ampia delega alla sicurezza urbana come soluzione di sicurezza intelligente, nel luglio del 2017 è partito in sinergia con la nostra amministrazione il progetto Argo. Sono 92 nuove telecamere nel Rione Sanità, ai Decumani e una messa a sistema di telecamere pubbliche e private collegate alla Questura di Napoli per coprire il territorio cittadino. Queste telecamere sono acquistate dalla Regione, il Comune sostiene invece gli oneri di alimentazione e di progettazione tecnica e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sostiene i costi di manutenzione. Questo progetto, come tutte le tematiche afferenti alla sicurezza urbana, sono incardinate nella Prefettura di Napoli e nell'indirizzo in primo luogo del Sindaco Luigi De Magistris, e grazie alla spinta e alla presenza costante in tutti i tavoli per il Comitato dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza, che sono stati poi accompagnati dall'istituzione di 10 tavoli inerenti al territorio municipale, è stato doverosamente portato un progetto di questo tipo anche in altre aree. Siamo quindi impegnati infatti dal novembre del 2017 in un nuovo e in un importantissimo pezzo di lavoro inerente al potenziamento della videosorveglianza anche in altre aree della città quali Vomero, Chiaia, Piscinola, Marianella e Scampia. Il 2017 è anche l'anno in cui, sempre nell'ambito della sicurezza urbana, ci siamo dotati di 200 camera video record sui taxi a tutela del turista, del cittadino e del lavoratore, attraverso un importante protocollo con ANIA Onlus, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, grazie al supporto del consigliere delegato comunale Ciro Langella e dell'Unione Tassisti Italiani in sinergia con l'assessore alla mobilità Mario Calabrese. Sono state così installate 200 telecamere di sicurezza su altrettante auto al fine di tutelare il lavoro quotidiano dei tassisti e di attestare la qualità del suo servizio per i napoletani e per i turisti. Il 2017 è l'anno poi ancora in cui il servizio emergenze sociali e tutela minori in via Alessandro Poeri, una traversa di piazza Garibaldi, è stato, grazie ad un piccolissimo investimento di 15.000 euro, però fatto qualcosa di straordinariamente importante. È stato completamente ristrutturato e dotato di tutte le moderne attrezzature per la rilevazione delle interviste delle persone, spesso minori, ma non solo, che sporgono denuncia per reati gravi, violenze sulla propria persona, sessuali e non, con moderni sistemi di rilevazione che offrono maggiori garanzie alle vittime e agli operatori, in un ambiente oggi reso caldo anche dagli arredi e dai colori usati per l'allestimento degli spazi. Sarà inaugurata nei prossimi giorni, infatti, così la stanza dell'ascolto, luogo protetto per l'infanzia e per le vittime della violenza. Dare a forza al corpo della polizia locale, quindi, oltre che un mix tra nuove assunzioni e strumenti di lavoro, questa è stata l'impostazione del lavoro dall'inizio del mandato e nell'ultimo anno e mezzo, e anche per noi innalzare il senso del bene comune tra tutti gli abitanti della città di Napoli, il rispetto delle regole e il senso civico, dai più piccoli ai più grandi. E gli strumenti che si sono avviati sono due. Il primo, nelle scuole della città di Napoli, e qui lavoro in collaborazione con l'assessore Anna Maria Palmieri, anche con la commissione scuola e il presidente della commissione scuola Luigi Felaco. Sono infatti 600 i ragazzi tra i 9 e i 12 anni che abbiamo raggiunto nelle scuole,
quinta elementare e prima media, quindi tenerissime, in degli incontri, 4 appuntamenti insieme alle divise della città. La polizia locale infatti ha affiancato le maestre e maestri, i professori e le professoresse e ha dato vita a delle vere e proprie sessioni, palestra, in strada, vedere le cose che non vanno, ripristinare quindi in un modo autoprodotto e dal basso quell'esigenza di ritorno dell'educazione civica, soprattutto tra i più piccoli, soprattutto laddove ci sono quelle famiglie che per i contesti sociali, culturali, economici, di marginalità e di degrado si fa più fatica. L'altro strumento invece riguarda i più grandi ed è un lavoro quotidiano di rapporto con i comitati. Comitati di quartiere, abbiamo l'obiettivo di avere infatti un confronto continuo e ramificato in città all'insegna dell'ascolto e di relazioni forti, di fiducia nelle istituzioni per ogni tipo di segnalazione e di denuncia. È una rete aperta, è una rete che è destinata a crescere, è una rete della quale ora fanno parte comitati come il Comitato Chiatamone, il Comitato Forie e Teatri, l'Asso Utenti del Vomero, il Comitato dei Residenti del Borgo Refici e il Centro Commerciale Orafo del Borgo Refici, il Comitato Ponticelli, il Comitato dei Commercianti Antiracket di Piazza Vanvitelli, il Comitato dei Cittadini Albergatori di Via Nolana, Comitato Carlo III, Comitato dei Residenti di Rione Alto, Comitato dei Cittadini di Secondigliano, Comitato dei Residenti di Santa Croce, Comitato dei Residenti del Parco San Paolo, il coordinamento campano delle associazioni antiracket, quali quelli di Bagnoli, Petrarza, ma anche Pianura. Una rete quindi sempre aperta, che si sta allargando e che è un punto di lavoro fondamentale in una sfida quale quella di dare input e soprattutto quanti più contenuti e concretezza possibile all'azione del corpo della polizia locale. Il 2017 inoltre, cari consiglieri e consigliere, è stato anche l'anno della rotazione dei responsabili delle unità operative per dare sempre nuovi stimoli e motivazioni, ma soprattutto volendo relazionare per l'ultimo anno l'obbligo di legge del 25% sulle rotazioni del personale oggi arriva a superare il 70%, una pratica quindi virtuosa e un modello di una buona amministrazione tesa al contrasto di qualsiasi tipo di fenomeno di corruzione. Il 2017 è anche l'anno della prima sperimentazione del turno programmato per le lavoratrici e per i lavoratori del corpo della polizia locale, al fine di consentire una maggiore e positiva conciliazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro. Il sistema informatico, elaborato in house dal Comune di Napoli e dal Servizio Servizi Informatici, che voglio quindi menzionare e ringraziare, è attualmente in fase di ristrutturazione, avendo ricevuto i feedback del periodo di sperimentazione che è stato più che positivo, ma anche ha rilevato delle criticità nelle entrare poi dal teorico al concreto. Sul fronte della comunicazione si è realizzato inoltre per la prima volta un piano di comunicazione social dei tanti interventi fatti dalla divisa della nostra città, volto a migliorare il percepito da parte dei cittadini, l'informazione e quindi ottenere da quanti più maggiore collaborazione e interazione. Migliaia sono le persone raggiunte attraverso i social e centinaia sono gli interventi effettuati a seguito di segnalazioni diretti dagli utenti o dai singoli comitati nel rispetto del ruolo delle unità operative e valorizzando le iniziative sulla sicurezza e i dati in forte crescita. Grazie alla pagina Facebook dell'assessorato alla polizia locale che curiamo ogni giorno, riusciamo infatti a diffondere in maniera diretta e sintetica le più importanti operazioni sul territorio, gli aggiornamenti in merito alle misure di contrasto e messaggi di sensibilizzazione sulle tematiche varie, soprattutto quando i destinatari sono i più giovani. Penso infatti a esempi importanti di campagne di comunicazione come la scuola e la città, quella sui botti illegali, quella sui percorsi condivisi, cioè iniziativa a tutela della comunità dei bikers e della mobilità sostenibile. Penso al diffondersi sul territorio cittadini di alcune biciclette elettriche che in realtà erano lontane dai parametri legislativi e che tante persone, anche, non tutte, ma alcune acquistavano in buona fede perché non adeguatamente informate, e ancora i dati in open data di tutti gli interventi della polizia locale. Questo elenco fino ad ora corrisponde ai processi amministrativi di potenziamento messi in campo nel 2017 attraverso la delega che ho l'onore di vedere conferita alla mia persona dal sindaco. Il corpo invece produce mensilmente centinaia di operazioni e attività in tutti gli ambienti delle sue 42 deleghe che sono riportati puntualmente dall'ufficio stampa del Comune di Napoli e nelle relazioni di servizio dettagliate al sindaco, all'assessore delegato e al presidente della commissione competente dal comandante del porto. Ed è proprio menzionato
invitando la commissione competente che voglio, nell'andare a chiudere la panoramica su questa delega, andare fortemente a ringraziare non soltanto il presidente Claudio Cecere per l'apporto quotidiano che presta a tutto l'assessorato, ma anche i commissari che ne fanno parte, che sono la consigliera Bismuto, il consigliere Felaco, la consigliera Menna, il consigliere Arienzo, il consigliere Andreozzi, la consigliera Milla e la consigliera Olleto, perché senza un onesto, proficuo e anche dinamico confronto e attività quotidiana, sicuramente la relazione di cui oggi sarebbe stata privata di alcuni aspetti che sono sicuramente importanti per la città. Venendo invece alla delega ai rapporti con le municipalità, molto brevemente, ciò che abbiamo fatto è stato quello di intensificare il rapporto con le municipalità e soprattutto con le direzioni municipali e a dare avvio, istituendo due conferenze dei presidenti su temi di grande importanza, quali la refezione scolastica, il monitoraggio del territorio richiesto dalla prefettura, potenziamento di azioni amministrative rivolte ai giovani, e da quando ho ricevuto la delega da parte del sindaco ho già partecipato a 3 momenti collegiali nelle municipalità 6, 7 e 9, tutte governate dall'opposizione, come segnale di grande vicinanza istituzionale e di interesse esclusivo all'interesse della città e delle periferie in particolare. L'assessorato ha poi per tutti i presidenti e consiglieri municipali le porte sempre aperte e insieme alla direzione generale, ne faceva prima riferimento anche la collega Sardu, abbiamo incardinato il primo atto attraverso momenti di condivisione e di confronto inerente alla riorganizzazione interna della macchina amministrativa e quindi anche delle nostre 10 municipalità. Volendo invece immergerci nell'altra delega, la delega ai giovani e politiche giovanili, beh, sicuramente siamo nel pieno del processo avviato di rigenerazione urbana e di valorizzazione della Galleria Principe, che è iniziato nel dicembre del 2013 e che ha visto nel 2017 degli ulteriori passi decisivi ed importanti. In primo luogo abbiamo messo 14 unità immobiliari a reddito, abbiamo proceduto a degli affidamenti a seguito della manifestazione di interesse nei confronti di progetti culturali e ancora a momenti avremo la pubblicazione nelle prossime giorni di un altro bando inerente a altre 10 unità. L'attività istituzionale sulla Galleria Principe è un atto di giunta con la quale noi abbiamo istituito il valore di bene comune di questo monumento della città e abbiamo soprattutto creato uno spazio piccolo ma prezioso per consentire a tutta la filiera culturale innovativa, legata all'artigianato, legata ai giovani della città, di potersi esprimere, creando quindi una zona franca da che cosa? Dall'idea di una cannibalizzazione anche commerciale che poteva esserci. E quindi sono solita fare sempre un esempio, tenendo lontano insegne di grandi fast food o di marchi di intimo, ma mettendo al centro la possibilità di un processo di imprenditorialità culturale che possa vedere non soltanto i giovani come protagonisti. Vige un'importante azione di protocollo realizzata quest'anno insieme al Museo Archeologico Nazionale e all'Accademia di Belle Arti per dare vita all'interno di questa galleria anche ad una scuola cantiere per quanto riguarda il restauro con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e per quanto riguarda invece il Museo Archeologico Nazionale la rifunzionalizzazione di alcuni locali per dare vita a un punto di laboratorietà per il distretto culturale nella quale insiste la galleria, a servizio dell'Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di San Pietro a Paterno, la Facoltà di Architettura e il Museo Archeologico stesso. Nell'ambito della garanzia giovani, invece, anche qui c'è un'attività valente e importante per quanto riguarda le politiche giovanili, perché nel 2017 sono stati 218 i tirocinanti che sono stati accolti dall'amministrazione comunale. Sono ragazze e ragazzi che vivono una condizione di non essere impegnati né in percorsi di lavoro né in percorsi di formazione. Sono ragazzi fino a 35 anni e sono ragazzi che hanno ricevuto dalla nostra amministrazione un investimento importantissimo da un punto di vista formativo ed è in questo senso che abbiamo messo a punto quest'anno una delibera su intuizione diretta del nostro sindaco di poter dare vita insieme al servizio patrimonio e al servizio artistico per i beni culturali la possibilità
di erogare all'interno delle strutture culturali proprietà del Comune di Napoli e delle chiese che rientrano nel progetto Museo Aperto, uno dei tre progetti della Garanzia Giovani, gli altri due sono Garanzia Giovani per Napoli e Napoli Città Giovane, la possibilità di poter rispondere a un bando per continuare l'esperienza, all'insegna quindi di una scelta virtuosa, dando la possibilità quindi di erogare alcuni servizi anche in via ordinaria che vengono erogati dal Comune, come la custodia e la guardiania, e mettere quindi a sistema la piena fruizione dei poli culturali e ecclesiali della nostra città, che tante volte invece sono aperte soltanto in occasione del celebrare la Santissima Messa, e quindi un'ora nella mattinata e un'ora nel tardo pomeriggio. All'interno della delega giovani lavoriamo anche al servizio civile della città di Napoli e sono svariati i progetti che sono attivi, il progetto Strada Facendo 3 che implica percorsi di reinserimento e inclusione sociale delle persone senza fissa dimora, il progetto La memoria delle donne al centro, progetti che sono iniziati nel 2017 e che coinvolgono altri 50 giovani, questa volta invece in un'esperienza di servizio civile nazionale che dura un anno all'interno dell'amministrazione comunale, e in quest'anno abbiamo scritto altri progetti, come già quello che è stato delineato dalle articolazioni dell'assessorato al verde, ma anche altri due nuovi progetti, uno sempre dedicato alle tematiche di pari opportunità, e quindi voglio menzionare il lavoro della delegata alle pari opportunità Simona Marino, e poi una elaborazione di un progetto dedicato alla musica e ai talenti musicali. Anche le politiche giovanili hanno bisogno di strumenti e di luoghi, ed è sicuramente la cura quotidiana dei centri giovanili della città di Napoli un elemento di impegno quotidiano per l'assessorato ai giovani. I centri giovanili comunali sono 8 al momento e sono il centro Sandro Pertini a Secondigliano, il centro Asterix a San Giovanni, la mediateca Santa Sofia al centro storico, la Sesta Galleria Principe, la Casa della Cultura dei Giovani a Pianura, il Centro Giovanile La Gioia nel quartiere di Rione Traiano, il Centro Peppino Impastato a Bagnoli e il Centro Etabeta nel Parco Ventaglieri. L'anno 2017 è stato l'anno nel quale siamo riusciti, in un'ottica programmatica, di raggiungere ogni quartiere della città con una destinazione del nostro patrimonio a tutela e a salvaguardia dei giovani e della possibilità quindi di avere dei luoghi vivi di aggregazione e di opportunità di sviluppo sano e di sviluppo positivo. Siamo riusciti a raggiungere altri due spazi, un progetto più ampio, la Casa della Socialità, dedicato anche agli anziani ma anche ai giovani nel quartiere del Vomero Arenella, ed un secondo progetto legato alla biblioteca nel quartiere di Santa Croce, anche queste strutture che sono lo sforzo non soltanto delle municipalità del nostro territorio ma anche dei consiglieri che negli anni hanno poi dopo, negli ultimi mesi, corroborato i nostri obiettivi su questi impegni. Per migliorare la fruibilità di queste strutture in sinergia con il servizio giovani abbiamo approvato un modello unico di richiesta degli spazi per i centri giovanili per le attività della durata non superiore ai 3 mesi. Invece da gennaio 2017 ad oggi sono state rilasciate centinaia di autorizzazioni per attività gestite da associazioni giovanili ed enti del terzo settore rivolte ai giovani della città. Le attività di tipo educativo, culturale e ricreativo sono state implementate prevalentemente presso i centri giovanili situati soprattutto nelle periferie. Oggi è attualmente online sul sito del Comune di Napoli un avviso: i giovani sono il presente, un avviso che grazie all'approvazione del Consiglio Comunale del regolamento della rete dei centri, la deliberazione 33 del 30 giugno del 2017, ci consente di superare tantissimi limiti che abbiamo ereditato da queste strutture, dal modello di funzionamento delle strutture e ai quali abbiamo lavorato. È possibile infatti utilizzare queste strutture nel tardo pomeriggio, in orario serale, nei giorni festivi, e sarà possibile autorizzare iniziative sempre senza scopo di lucro ma con una quota di compartecipazione da parte dell'utente, e si introduce la possibilità per i singoli centri, sentita l'amministrazione, di avviare campagne di crowdfunding per permettere la sostenibilità di iniziative volute dai territori. Entrando invece nel merito di ciò che ritengo debba essere un punto d'orgoglio per tutte e per tutti noi,
anche nel 2017 tutte le occasioni pubbliche di finanziamento dedicate alle politiche giovanili sono state colte, ma soprattutto sono state vinte, perché il Comune di Napoli deve presentare dei progetti, deve candidarsi per essere ammesso a dei finanziamenti, quindi non c'è il fabbisogno della città che si impone rispetto a delle somme che dovrebbero essere certe e doverose e continue del tempo, ma noi dobbiamo candidarci per ottenere un qualcosa in più. Bene, invece sappiamo che non abbiamo bisogno di un qualcosa in più per le tematiche giovanili della città di Napoli, ma abbiamo bisogno dell'ABC e abbiamo bisogno degli strumenti quotidiani e ordinari per mettere in campo delle azioni significative. Puntualmente però il Comune di Napoli presenta, grazie al lavoro della struttura amministrativa e dell'assessorato, delle progettualità, e quest'anno abbiamo fatto un sold out positivo, cioè tutte le occasioni di finanziamento sono state aggiudicate e soprattutto l'offerta progettuale del Comune di Napoli si è posta sempre ai vertici delle classifiche per la competitività e soprattutto per l'innovatività della richiesta. Andando per titoli, questi finanziamenti sono una prima misura di 350.000 euro che sarà dedicata ai giovani del quartiere di Rione Traiano, un'altra misura di 200.000 euro dedicata invece all'avvicinamento dei giovani al lavoro del verde e un'altra misura invece di 250.000 euro anche qui destinata ai giovani dell'area nord della città, lavorando con tutta l'area dei Camardoli e immaginando quindi una filiera di sviluppo dei giovani insieme all'altro straordinario patrimonio della città che è quello della terra e dei terreni agricoli del nostro territorio. Un'altra azione realizzata e portata a termine nel 2017 è l'avviso pubblico sul sito del Comune di Napoli, Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018, in sinergia con Assessorato al Patrimonio, Urbanistica e Cultura. In vista dell'inizio dell'anno, tra poco, il 15 gennaio, tutta una serie di misure governative che hanno come beneficiari i giovani saranno varate dal nostro governo ed è per questo che quindi noi, non nell'immediatezza nell'avviso, non dopo l'avviso, ma ben 6 mesi prima siamo partiti con un vero e proprio lavoro di ufficio aperto ai giovani della città di Napoli per poter cogliere tutte e quante più numerose possibilità di finanziamento. E l'avviso quindi risponde a questa esigenza per quanto riguarda la possibilità di ricevere fino a 200.000 euro per la valorizzazione di un bene comune della città di Napoli e quindi sarà possibile molto semplicemente riempire il modulo, indicare in sinergia con il patrimonio il bene immobiliare sul quale si immagina la progettualità e quindi mettere quante più realtà, associazioni, comitati, realtà di base nelle condizioni di poter rispondere a questa iniziativa. Vorrei, sicuramente provando ad andare ancora per titoli, raccontare poi il lavoro, il percorso che è stato portato avanti per quanto riguarda la delega al Made in Naples, un percorso che è stato elaborato in questo anno insieme al Presidente della Commissione, Francesco Vernetti, che voglio ringraziare, è un percorso partecipato che... tempo, giusto? È un percorso partecipato che ha come obiettivi principali la identificazione delle caratteristiche del Made in Naples per settori di produzione, la proposta di approvazione al Consiglio Comunale di un regolamento sul Made in Naples che identifichi le aree fieristiche che istituisca un albo dei produttori e poi campagne di comunicazione dei prodotti e delle aree identificate per il Made in Naples. Per quanto riguarda invece l'ambito della delega alla toponomastica, sono state numerose le intitolazioni, sempre nell'andare in un indirizzo di nuova e forte identità culturale, anche attraverso il recupero di storie e di tratti di memoria civica della nostra città. E lascerò poi nella relazione tutte le intitolazioni che sono state predisposte. Nell'ambito invece della creatività urbana è sotto gli occhi di tutti il lavoro di una delibera che, prodotta da varie articolazioni della Giunta, presentata dal Sindaco, pone un vero e proprio patto per la creatività urbana e la street art della città di Napoli di valorizzazione di queste forme e sono ormai tantissimi i punti di colore che soprattutto nelle periferie stanno caratterizzando il lavoro in questo senso. E ancora, per quanto riguarda invece alcuni risultati immediatamente fruibili sempre nell'ambito della delega alla promozione dell'immagine della città, voglio chiudere consegnando l'immagine del sito del Comune di Napoli, che ha varato il suo nuovo assetto
conforme alle nuovissime direttive governative e quindi il primato della città di Napoli, che è il primo grande comune a fare questo upgrade, prima di Milano, prima di Roma, prima di Torino, prima di Bologna, e basta quindi andare sul sito per prenderne atto, e siamo fieri quindi, e voglio fare anche personalmente i complimenti al team che dimostra la presenza di talenti ed eccellenze all'interno della nostra amministrazione. Un flash sull'innovazione startup, altre deleghe, sono 9 le deleghe in tutte conferite alla mia persona, sono il potenziamento insieme all'assessore Enrico Parrini dei luoghi degli incubatori di Napoli Est e di Casa della Socialità, un decreto firmato dal sindaco che ha istituito la Consulta Comitato per le professioni della città di Napoli, che ci affianca nel dare assistenza contabile, finanziaria, progettuale, architettonica, tecnica a tutte le idee di impresa che si sviluppano nel mondo dello start-up, oltre all'elaborazione di un notiziario con cadenza mensile per tutte le persone interessate e la partecipazione con le camere di commercio e con l'università a tutti i momenti di animazione sui temi dell'innovazione e dell'avviamento di nuove attività di impresa. Anch'io voglio, nella relazione che poteva sicuramente essere più breve, vi ringrazio tutte e tutte per la pazienza che avete avuto, testimoniare quindi un percorso dell'ultimo anno all'insegna di quella che è un'impronta di vita alla quale io tengo molto, cioè che i limiti che sono fuori di noi non diventino mai dei limiti dentro di noi, dentro la nostra capacità di progettare, di avere visione, di credere in noi stessi e di credere nella nostra città. E quindi questi punti, che sono dei punti, dei traguardi che abbiamo raggiunto, li viviamo ora con un momento di particolare orgoglio che voglio condividere con voi tutte e con voi tutti, ma soprattutto li viviamo come non un punto di arrivo, ma un punto di partenza importante per i risultati che dobbiamo conseguire insieme nel 2018. Grazie. Thank you.